Ciao Fabiano, benvenuto, ben arrivato ad Empoli. Senti, in questi giorni hai avuto modo di parlare molto con la stampa irpina spiegando quello che era successo nelle ultime settimane, insomma, da quelle parti in particolar modo, insomma, un po' una polemica intorno a te. Tu hai spiegato le tue ragioni, hai salutato il pubblico che ti ha amato negli ultimi 2 anni. Io ti voglio chiedere invece com'è nata la trattativa con l'Empoli, quali sono stati i tuoi primi pensieri quando hai saputo che l'Empoli era su di te e quali sono le ambizioni di Fabiano Parisi per questa annata in Serie B. Ciao a tutti, l'Empoli mi segue già da tanto, comunque con l'Avellino sono stati 2 anni fantastici, di cui ringrazio i tifosi, lo staff medico e tutta la popolazione irpina. Sono venuto qui con tanta determinazione e voglia di fare, sono a disposizione del mister e per quanto riguarda le mie ambizioni sono quelle di dare sempre il massimo e arrivare ai livelli più alti possibili. Tu sei un esterno puro di fascia, sempre giocato lì, ti chiedo un po' di descriverti anche come giocatore, caratteristiche hai. Per quanto riguarda le mie caratteristiche sono molto più offensivo che difensivo, ma se appunto il mister mi chiede di fare una determinata cosa io sono a disposizione del mister e della squadra. Per più dettagliate le mie caratteristiche appunto sono l'uno contro uno e tanta corsa e tanta resistenza. L'Empoli non ti segue appunto da quest'anno, il tuo nome qua l'abbiamo già fatto anche nella scorsa estate. Cosa significa per un ragazzo giovane avere addosso gli occhi di una società ambiziosa e prestigiosa anche come la nostra? Non lo diciamo perché siamo di parte. Sì, comunque l'Empoli non sono io a decidere a parlare dell'Empoli perché comunque è una società importante. 2 anni fa faceva la Serie A, comunque ha sfornato tantissimi calciatori. Spero di appunto di ripagare la mia voglia, la mia forza all'Empoli. Senti, io però ti devo chiedere quello che è successo, perché si è parlato tanto di te in queste settimane, anche insomma parole pesanti, il tuo agente, insomma ce la vuoi raccontare poi cosa è successo? Per quanto riguarda la trattativa tra me e l'Avellino, appunto ci sono stati degli equivoci tra me e tra il procuratore e la società, perché appunto la società non è voluta andare appunto a diciamo a continuare la trattativa. Sin dall'inizio c'è stata quella voglia di vendermi e non di trattenermi, e quindi grazie al procuratore siamo riusciti a trovare un accordo con l'Empoli e l'Avellino. Quello di procuratore, il connubio tra l'altro procuratore dell'Empoli ha dato frutti molto importanti. Da qua sono passati giocatori come Laurini, come Valdifiori, che hanno avuto appunto Giuffredi come procuratore. Quanto ti era arrivato di Empoli e quanto veramente Empoli per te potrebbe essere quell'importante trampolino di lancio? Sì, come hai detto appunto tu, il procuratore mio ha avuto sia Mario Rui, Di Lorenzo, tantissimi giocatori che sono passati appunto da Empoli, e io spero di magari rintracciare la stessa strada di questi giocatori, che appunto Empoli comunque è una società importante e anche un trampolino di lancio per i giovani. Senti, cosa ti aspetti? Tu l'anno scorso hai fatto un campionato, insomma, sei andato molto molto forte, poi purtroppo è successo quello che è successo e voi non siete tornati in campo. Ti chiedo cosa ti aspetti da questo campionato di Serie B, come te l'hanno descritta, non so se già avrà già parlato con qualcuno, quali sono le tue aspettative insomma? Per quanto riguarda la Lega Pro sì, penso che sia un campionato più che si basa più sull'aspetto fisico. Sono riuscito a fare 4 gol per quanto riguarda il campionato qui della Lega Pro, spero di trovare un giusto approccio tra me e il campionato della B. Per fortuna. Senti, l'ultima cosa che ti chiedo io è questa: quali sono state le prime parole che ti ha detto mister Dionisi, che approccio hai avuto con lui, e per un terzino sinistro cosa vuol dire avere in squadra uno come Antonelli, che insomma è un pilastro del calcio italiano? Oggi è stato il primo giorno con il gruppo, appunto mi sono confrontato con i compagni, con Antonelli, che comunque ho visto che è un ragazzo che accoglie i giovani, è molto, diciamo, molto socievole. Per quanto riguarda il mister, penso che sia uno dei mister molto, molto bravi, che comunque può dare tanto ai giovani.